Direttamente dalla mia cucina prepareremo assieme il mio pasto pre-workout. Voglio raccontarvi un attimo il perché della polvere piuttosto del pasto solido. Una questione di digeribilità e assimilazione. Il petto di pollo e il riso è molto più difficile assimilarlo e digerirlo nel tempo utile dell'allenamento e per quanto riguarda anche l'utilizzo degli aminoacidi e delle proteine durante l'allenamento. Si utilizza un pasto polveroso che dopo ovviamente diventa liquido, come può essere la crema di riso che potete acquistare sugli Yum! Store. Io ne utilizzo qua 50 grammi, che sono 40 grammi di carboidrati. Non uso molti carboidrati pre-workout perché anche lì voglio non avere una pesantezza data da uno stimolo troppo alto dell'insulina. Per cui 50 grammi di polvere derivate dalla crema di riso, poi dopodiché ho 40 grammi di proteine e io le suddivido con gusto, per cui ho due barattoli, qui doppio cioccolato e vaniglia. Sono proteine isolate, per cui le proteine derivate dal latte, siero del latte, con due tipi di lavorazione, la microfiltrazione, la ultrafiltrazione a flusso incrociato microfiltrata. Per cui una proteina veramente digeribile, disponibile immediatamente, grazie alla quantità elevata di BCA all'interno, l'utilizzo dell'inserimento della vitamina B6 all'interno per una biodisponibilità della proteina all'interno del nostro flusso ematico, per cui avremo la possibilità di avere tutto disponibile mentre ci alleneremo. Per cui avremo, come vi dicevo, le proteine, i mattoncini che vanno a costruire il nostro muscolo direttamente disponibili mentre ci alleniamo. Digeribile, assimilabile, direi che è al massimo. Tutto con il Yamamoto Nutrition. Per lei, il Mr. Personal, è tutto per oggi.